sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Buonasera, bentrovati all'appuntamento con After Match, che torna a farvi compagnia dopo la pausa. Ciao Benedetta. Ciao Stefano. E a raccontarvi le partite dell'Eco. Noi avremmo voluto tanto iniziare questa fase con una vittoria, un ritorno alla vittoria della squadra bluceleste, e invece ai noi è arrivato un pareggino striminzito con il Cittadella. E secondo punto nella gestione di Aglietti, verrebbe da dire finalmente, ma bisogna capire anche quanto ce ne facciamo di un punticino alla volta in questa situazione ormai quasi disperata. Vittoria che dunque manca ancora una volta al Lecco. Benny, per entrare subito insomma nell'atmosfera, ti volevo chiedere, ce lo siamo chiesti anche durante la diretta LCN Star, questa squadra ci crede ancora, ci prova ancora davvero? Perché a tratti vedi una squadra che non capisci se ti dà l'impressione di non riuscire a fare le cose che vuole o di a volte nemmeno provarci. Ma oggi secondo me, rispetto ad altre occasioni in cui era evidente proprio la mancanza di determinazione, di voglia, il Lecco ci ha provato di più, ha avuto anche una reazione dopo il gol subito e per lunghi tratti di gara, o almeno per alcuni tratti di gara, avrebbe anche meritato comunque qualcosa in più, no? Ha spinto, ha provato a creare occasioni, a differenza appunto di altre volte in cui era stata molto più statica, comunque anche col baricentro molto più basso. Oggi la squadra ha dato un'impressione diversa secondo me. Poi chiaro, la situazione è nota a tutti, non sappiamo quanto la squadra ci creda davvero, però secondo me oggi un piccolo segnale in questo senso c'è stato, e ripeto, oggi purtroppo neanche il meteo tra l'altro ha aiutato, in certi momenti ha reso la partita proprio un po' brutta, scorbutica, piove sul bagnato parola, letteralmente, e quindi secondo me anche quello ha un po' contribuito magari a rendere complicata proprio la gestione della gara. Però ecco, rispetto ad altre occasioni secondo me c'è stato un miglioramento da questo punto di vista. Un pizzico di sfortuna anche, perché poi il gol del 2-1 e l'Eco lo avrebbe anche fatto, sì, esatto, no? Con Buso a fine primo tempo proprio nel recupero, ma abbiamo rivisto nel replay che tra l'altro la regia di Sky ha mandato in onda per un 2 secondi, quindi non si è riuscito a vedere benissimo. C'era un fuorigioco con la spalla che teneva, no, in fuorigioco, sì. Buso, però dalle immagini si vedeva anche un piede del difensore che forse non era stato ben considerato. Siamo rimasti un po' in dubbio. Sì, in realtà forse c'era anche una spalla o un gomito che erano avanti. C'è anche da dire che effettivamente nemmeno la fortuna premia aiuta all'Ecco. Quell'episodio avrebbe potuto cambiare completamente il corso della partita, anche perché sarebbe stato proprio l'ultimo atto del primo tempo e poi l'Ecco avrebbe potuto entrare in campo con un piglio diverso. Quindi anche questo episodio non è andato a favore. Assolutamente, dici bene, poteva cambiare proprio dal punto di vista morale, l'atteggiamento della squadra, nella testa più che altro, più che nelle gambe. Come abbiamo parlato di come ha reagito la squadra e di come ha interpretato la partita, come l'ha interpretata il pubblico? Perché all'inizio c'è stata non dico contestazione, ma quasi uno sciopero del tifo. Sì, diciamo che oggi lo stadio ha registrato il punto più basso a livello proprio numerico, non si è raggiunta neanche la quota dei 3.000 spettatori, quindi è uno stadio semivuoto, anche silenzioso a tratti, nel senso che ci ha messo un po', come dicevi tu, a scaldarsi, a cantare. All'inizio c'è stata una piccola contestazione per Di Nunno, cori poco simpatici diciamo, però sappiamo un po' tutto quello che è successo nelle ultime settimane che hanno portato i tifosi a reagire in un certo modo. Verrebbe da dire non potrebbe essere altrimenti, visto che tu stesso patron gli dai dentro. Sì, diciamo che è stato un po' un botte risposta forse a distanza, quindi c'è stato questo momento all'inizio della partita, poi dopo chiaramente i tifosi hanno cominciato a cantare, a farsi sentire, ma il volume era più basso rispetto al solito, poi anche in questo caso la pioggia ha un po' scoraggiato anche i tifosi da questo punto di vista, perché in alcuni tratti della partita proprio si è giocato quasi nel silenzio, nel senso
che era difficile, immagino, anche comunque cantare, restare così carichi, no? A sostenere la squadra, e poi alla fine, secondo me, si respirava un pochino di rassegnazione proprio. Direi di sì, questo traspariva anche da studio, noi che vedevamo la partita sul monitor in studio. Se qualcuno si chiedeva prima della partita, ma Dinu non tratta veramente con Alex Lin, la risposta si è palesata proprio fisicamente a Riga Monticepi, perché Lin non solo è stato presente a bordo campo all'inizio prima della partita, ma poi ha seguito la partita con la famiglia di Nunno, di fatto. Sì, evidentemente qualcosa c'è, qualcosa di serio, perché Alex Lin, dopo che è stato immortalato anche da noi di LCN Sport con Matteo in campo, appunto immortalato lì a bordo campo, no? Quindi proprio quasi come se volesse stare a contatto, no? Con la gente, con i tifosi. Poi dopo, almeno noi dalla tribuna, l'abbiamo perso di vista e abbiamo saputo invece, sempre tramite le fotografie che ci sono arrivate, che era presente nel terrazzino, diciamo, come lo vogliamo chiamare, al coperto, insieme a tutta la famiglia di Nunno, quindi anche il vicepresidente, presidente, l'addetto stampa, quindi proprio tutta la famiglia di Nunno, ed era lì, ha assistito alla partita, ha visto con i suoi occhi quello che è l'ambiente blu celeste. Vedremo poi cosa succederà nelle prossime settimane, che a questo punto saranno decisive. Assolutamente, ve le racconteremo come al solito su LCN Sport e con tutti i nostri contenuti multimediale. Andiamo ad ascoltare uno stralcio dell'intervista di mister Aglietti, che si è detto soddisfatto dei passi in avanti compiuti dalla squadra nella partita di oggi. Dunque ascoltiamo un estratto della conferenza stampa, dopodiché andiamo a scoprire su chi è andata la benedizione della nostra Benedetta in questa partita. Abbiamo fatto, secondo me, una buonissima partita, con tutte quelle che poi sono le cose che siamo qui a dirci e ridici. Siamo in dominio della partita, sembra che insomma la sbocchiamo da un momento all'altro, buttando una palla su e su un calcio d'angolo prendiamo gol. Però poi abbiamo avuto una bella reazione, abbiamo continuato a giocare, la squadra ha fatto buone cose, la posizione incrociata, è vero, ha dato molto fastidio al Cittadella, non a caso anche loro hanno cambiato il secondo tempo. Poi vabbè, sicuramente noi abbiamo perso magari un po' di inerzia nella ripresa, abbiamo fatto meno bene del primo tempo, ma credo che la squadra comunque oggi abbia tenuto per 90 minuti, abbia cercato la vittoria fino alla fine. Sicuramente non siamo neanche fortunati, perché comunque al di là degli errori che commettiamo in certe situazioni possiamo essere anche, oltre che più bravi, sicuramente anche più fortunati, però comunque è una risposta, anche se non siamo riusciti a vincere, della squadra che mi è piaciuta. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0, full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. La buona notizia di oggi, il gol di Crociata sicuramente, ma per più di un motivo, nel senso che il numero 21 dell'Ecco innanzitutto aveva bisogno di sbloccarsi, aveva bisogno di dimostrare il suo valore dopo tante partite, tante, troppe, giocate sottotono, non all'altezza del suo talento, della sua qualità. E poi perché comunque l'Ecco è tornato a segnare su azione con un bel tiro da fuori area, quindi un fondamentale che appunto mancava da tanto tempo, perché l'Ecco ormai segnava quelle poche volte in cui riusciva a farlo solo sugli sviluppi o comunque su calci piazzati. Quindi il gol di Crociata può essere una buona notizia appunto in questa giornata che ha regalato solo un pareggio all'Ecco. Crociata che tra l'altro è tornato a giocare in un ruolo che, almeno a mio modo di vedere, è molto più nelle sue corde, lì in quel ruolo da trequartista o comunque dietro la punta, in cui secondo me può davvero dare il meglio di sé. Speriamo magari di rivederlo ancora qualche volta in quella posizione di campo. Quindi oggi la mia benedizione va a Crociata e al gol dell'1-1 dell'Ecco. Sono arrivati a, pensa Benny, 12 i gol subiti dall'Ecco da calcio d'angolo. Lo stiamo ripetendo come un mantra in negativo dall'inizio dell'anno. Cambiano gli allenatori, no? Però rimane questo difetto. Mi viene da pormi la domanda: è un difetto strutturale
della squadra, visto che nessun allenatore è riuscito fino adesso a porre un rimedio, no? Perché tutti dicono ci stiamo lavorando in settimane, ok, ma se è 30 settimane che ci lavorate e non cambia nulla. Sì, sì, sono numeri incredibili e ogni volta davvero che il Lecco ha un calcio d'angolo a sfavore viene da mettersi le mani nei capelli, perché in un modo o nell'altro sai che finisce male, purtroppo. È un difetto, è vero, non so se definirlo strutturale o meno, fatto sta che pur cambiando i giocatori il risultato non cambia da questo punto di vista, perché oggi ad esempio come la coppia di centrali è cambiata, nel senso che oggi sono visti Seljak con Capradossi, lasciando fuori Gerardi, poi c'era ancora in campo Lemmens, non c'era Caporale, quindi uomini anche diversi, no? Rispetto ad altre occasioni, parlando solo della difesa chiaramente, eppure ogni volta davvero c'è questo problema, quindi è difficile capire, cioè non si può dare la colpa a un singolo giocatore in questo caso, perché ogni volta, esatto, è proprio il reparto, comunque non so, mi viene da pensare proprio l'atteggiamento che si ha di fronte a questi opinioni, a questi fondamentali, che appunto non cambia con il passare del tempo. Difficile capire cosa succeda. Aglietta ha parlato ancora di psicosi, però di psicosi si parla appunto già da troppo tempo. Quindi... Eh sì, perché troppo passivi tutti quanti, sì, ad aspettare, sì, sì, che qualcuno faccia qualcosa, e alla fine quel qualcuno è sempre il giocatore avversario. Sì, c'è sempre qualcuno che viene lasciato libero, ma in maniera appunto incomprensibile, perché basterebbe comunque un minimo di attenzione a un giocatore rimasto libero. Alla fine sui calci d'angolo la squadra dovrebbe essere piazzata, no? Perché poi pesano, quindi, veramente tantissimo, sì, perché veramente siamo in queste condizioni anche a causa di questi gol subiti, sì, perché sì, poi sì, da sviluppo di azione ne subiamo veramente pochi. Sì, è un altro degli aspetti che ha sottolineato Aglietti, no? Detto che comunque, soprattutto sotto la sua gestione, non ci sono stati dei momenti in cui davvero Lecco ha rischiato così tanto, no? E però ci sono i calci d'angolo e i piazzati che creano grossi problemi poi. Nel primo tempo la squadra ha giocato anche discretamente bene, ha avuto forse le sue migliori occasioni nel primo tempo con questo assetto tattico, sì, sì, con sì, 4-2-3-1 crociata dietro le punte di fatto. Ma la ripresa è calata tanto la squadra. Secondo te ha provato anche Aglietti stesso a darsi una spiegazione su cui ha parlato del calo, però... Appunto ha provato poi anche a cambiare qualcosa, ha cambiato diversi uomini, poi come già ho detto prima le condizioni atmosferiche non hanno aiutato, magari la squadra si è un attimo disorientata anche proprio per anche il campo che diventava più pesante, il clima in generale che appunto era sfavorevole, poi magari subentrata un pochino di stanchezza, diciamo i ritmi sono cambiati proprio, magari non necessariamente calati perché comunque le due squadre hanno continuato a giocare, ma sono proprio cambiate un po' le circostanze. Non hanno convinto, e purtroppo ci tocca ripeterlo per l'ennesima volta, i cambi, la gestione, sì, dei cambi non ha convinto di Aglietti, soprattutto quando abbiamo visto Buso uscire in un momento della partita in cui le squadre si stavano allungando, il Cittadella comunque stava concedendo qualcosa soprattutto sugli esterni, Buso aveva dato due o tre sgasate delle sue. E ci siamo detti, ma come Buso lo toglie adesso al 70esimo circa? Insomma, sì, sì, però. È stata una scelta un po' discutibile anche quella, perché comunque Buso stava facendo bene e poi forse in quel momento di partita, in quel contesto, poteva continuare a dare un contributo positivo. Il mister l'ha spiegato parlando del fatto che il Cittadella si era messo a rombo, no, a centrocampo, e quindi aveva forse il timore che potesse creare troppa superiorità numerica, e quindi serviva anche al Lecco, no, un uomo diverso rispetto a Buso, quindi è entrato in campo Ionizza, ma i risultati non sono stati positivi da questo punto di vista, scelte che sempre lasciano un po' perplessi, anche lo stesso cambio di Salcedo, ma qualche dubbio lo lascia. Più di esatto, parte. Quindi da questo punto di vista tattico rimangono diversi dubbi, e a proposito di tattica anche Stefano si è concentrato su alcuni aspetti che sono emersi in questa partita, li ascoltiamo adesso nella sua rubrica Step by Step. Chi va alla ricerca della purezza? Chi va d'accordo con il pianeta? Chi va oltre il solito fondente? Chi va sempre sorpreso? Chi va preso per la gola? Chi va al cuore del cacao? Vanini. Nel cuore del cacao. La differenza tra primo e secondo tempo dell'Lecco di oggi è parsa abbastanza netta ed evidente. Ha funzionato il 4-2-3-1
di mister Aglietti nei primi 45 minuti con la posizione di crociata a dar fastidio tra le linee, in quella che, lo ripetiamo ormai da tutto l'anno, da tutto il campionato, è la sua posizione, quella tra le linee per creare scompiglio. Lui è un trequartista, un fantasista, lì deve giocare non troppo sull'esterno. Ha funzionato nel primo tempo, Leco ha giocato bene, nella ripresa invece con i cambi è andato molto in difficoltà. Da un punto di vista tattico la squadra si è persa, ha perso le distanze, gli ingressi dei centrocampisti non hanno mai dato l'impressione di poter cambiare volto alla squadra e quindi alla partita nel momento in cui serviva dare più ritmo, forse quello che cercava Aglietti. Sersanti degli Innocenti non erano più in partita come all'inizio, hanno dato poco, i cambi però non sono riusciti a cambiare, soprattutto perché poi Crociata ha perso un po' quella che era la sua posizione ideale, chi è entrato non è riuscito a trasformare questo 4-3-3. In due occasioni con i cambi ci ha provato a ridisegnare in campo la squadra Aglietti, non ha funzionato, a dimostrazione che fa un po' fatica a cambiare la squadra durante i 90 minuti con le sostituzioni. Certo, si può provare a lavorare ancora su quel 4-2-3-1 che all'inizio invece aveva funzionato proprio perché tutti gli uomini erano a loro agio e nelle posizioni giuste. In Per sempre blu celesti volume 2, la nuova pubblicazione di Sky Blu e LCN Sport, disponibile anche in versione podcast, troverai biografie e statistiche di 50 leggende che hanno contribuito a scrivere la storia della tua squadra del cuore. Per sempre blu celesti volume 2, così come il primo, è disponibile in tutti gli store online e su shoplc.it. Non lasciartelo sfuggire. 31esima giornata che si sta completando in questa inedita giornata di lunedì di Pasquetta. Andiamo a vedere in grafica i risultati delle partite che sono già terminate. Fa rumore come la sconfitta del Parma con il Catanzaro, ben il 2-0, che forse nessuno si poteva aspettare, quantomeno al Tardini. E poi, insomma, anche quella del Palermo, che a un certo punto era andato in vantaggio con il Pisa, invece perde 4-3, vittoria importante dello Spezia in chiave invece lotta per la salvezza, 2-1 sull'Ascoli. Reggiana che invece sbanca il Penso, anche questa a sorpresa, 3-2. Vediamo la classifica con il Parma che viene avvicinato dal Como a 58 punti, perdono sia Parma che Venezia, qualcuno balbetta là davanti, no? Bene, il Como ne approfitta, sarà una bella lotta fino alla fine. Sì, esatto, il Parma comunque ha ancora un buon vantaggio sulla seconda, stiamo parlando comunque di un più 7 rassicurante, però qualche risultato a sorpresa lo vediamo sempre anche nelle posizioni più alte della classifica. Il Palermo, dopo aver vinto in maniera anche un po' fortunata forse qui a Lecco, continua a far fatica, no? Lì nei piani alti. Catanzaro appunto oggi ha conquistato 3 punti importantissimi, quindi una classifica che alla fine riserva sempre qualche sorpresa. Verrebbe da dire che tutte quelle che vincono con il Lecco, poi insomma anche Bari, Ascoli, sì, iniziano a perdere tutte quante. Il Lecco è lì, la vediamo la differenza, la distanza con i play-out, sembra siderale ancora in questo momento. Staremo a vedere nelle ultime giornate. La 32esima si giocherà poi sabato, l'impegno del Lecco con lo Spezia. Inutile dire che è uno scontro molto importante, ennesimo tra virgolette, sì, scontro diretto, usiamo tante virgolette a questo punto, vista la distanza, però sicuramente una partita molto importante. Chissà dopo questo pareggio come la affronterà il Lecco in Liguria. Parma che andrà invece a Bolzano contro il Sud Tirol. Per quanto riguarda le posizioni di vertice, c'è un Palermo-Sampdoria molto interessante e così come un Catanzaro-Como molto interessante. La Cremonese invece sarà di scena a Bari. Per quanto riguarda invece le presunte avversarie dell'Eco, Ascoli, Venezia e Ternana, Modena da tenere particolarmente sott'occhio per noi. Siamo arrivati alla conclusione di questa inedita versione di Pasqua e Pasquetta di Aftermatch. L'appuntamento è per sabato prossimo con LCN Stadio per seguire la partita e per poi analizzarla con Aftermatch, però poi ci sarà anche warm up venerdì. Sì, certo, come sempre vi accompagneremo a questa prossima partita con warm up, tutti i nostri contenuti che ormai conoscete benissimo, e appunto fino alla fine ci saremo per raccontarvi cosa succederà, no, con questo Lecco che ha ancora comunque 7 giornate da giocare, magari per provare a dire la sua in qualche modo. E per accompagnarlo sempre con un forza Lecco, naturalmente. Esatto, quindi grazie ancora per l'affetto, per averci seguito, forza Lecco sempre. Grazie, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per restare sempre aggiornati, alla prossima!